lo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. La partita è già cominciata. C'è il tiro al volo. Spazza. E trova bene il compagno. Tenta la... Splendida reazione del portiere! Qui cercherà il tiro. E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Mostrano un buon controllo del gioco. Riesce ad intercettare. Se ne va. Pallone in aria. Occhio al tiro. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Scatta verso il pallone. Siligardi. Non è finito. Incornata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è la palla lunga in avanti. Il portiere la spedisce su. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sulla destra. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prosegue nella sua corsa. Vede la porta. Occhio al tiro. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Gioca una palla lunga. Pallone lungo in verticale.
cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Alla peggio nello scontro di forza. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Da lì può segnare. Occhio alla conclusione. Palla dentro, c'è gol! Era al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. La gioca in profondità, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Iori, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. C'è l'opportunità per il contropiede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ora deve duellare con il portiere. Conclusione! Ha segnato! E adesso possono tornare a controllare il match. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Palla in avanti, verso il compagno. La mette in avanti. Tenta la conclusione. Tutta la scena di pulsione. Che bello seguire una partita così. Un colpo di scena dopo l'altro. Era smarcato. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Iori, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Parità ancora, questa squadra non muore mai. Beh, il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Va di testa e il palo salta il portiere. Errore che potrebbe metterli nei guai. Lungo passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. La gioca a sinistra. Ottimo pallone in profondità. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Iori.
Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. La palla entra in area. Si rigardi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Occasione per il contro. Può provare! Hanno commesso una leggerezza, è corso un rischio inutile. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Opportunità di ripartire. Cerca lo spunto. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Ottimo disimpegno, la spazza via. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Tentativo di allungare il gioco. Prova il compagno in buona. Prova la conclusione. E la palla entra in rete. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Conducono con una rete in più degli avversari. Riceve un pallone interessante. Palla allontanata senza troppi complimenti. Decide di cambiare fascia. Troveranno le forze per ribaltare questo risultato negativo? Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Respinge il tentativo dell'avversario. Passaggio sulla destra, prova a giocarla in profondità. Vede l'inserimento del compagno. Da lì può segnare. Ciò non può colpire. La sfera non porta. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma... La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. E si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E passa. Questo errore potrebbe essergli fatale. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Non una situazione facile per lui. Ha dovuto commettere fallo. Arlin Aieti prende l'iniziativa e la propone in avanti. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Palla intercettata. Iori. Vediamo se può capitalizzare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Scatta verso il pallone.
ottimo intervento. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Si libera la grande. Pallone comodo per il portiere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Zaggiù, occhio al tiro. Sono stati bravi, hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Si ricomincia con un solo. Iori. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Qui può partire il contropiede. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Scodella in avanti. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Numero! La mette al centro. Para con grande sicurezza. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. La gara entra negli ultimi 5 minuti. La conclusione manca lo specchio della porta. Si fa trovare al posto giusto e allontana. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Provano a partire in velocità. Ecco un'occasione. Può colpire! Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Scodella il cross.